Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Noi siamo onorati di avere qui tra noi la Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, con la quale vogliamo lanciare un ultimo appello al voto ai nostri concittadini ma anche all'intera provincia di Taranto. Il nostro è un accorato appello a sostenere la lista di Italia Viva, della quale facciamo parte sia io che Antonella in qualità di candidati al Consiglio regionale, ma anche a sostenere Ivan Scalfarotto come Presidente della Regione e soprattutto a sostenere questo nuovo progetto liberal democratico che sta nascendo qui anche grazie al contributo prezioso di Carlo Calenda, di Azione, di Emma Bonino, di Più Europa, un progetto che è nato per la Puglia ma che sarà sicuramente replicabile anche nel resto d'Italia. Ecco, noi riteniamo che questo progetto abbia innanzitutto un obiettivo importante, prima ancora dei programmi, cioè quello di riportare nelle istituzioni serietà, sobrietà, competenza e garbo, e di stoppare questo fenomeno del populismo che in questi ultimi anni ha severamente danneggiato la politica italiana. Sarò molto breve perché non voglio rubare tempo alla Ministra che ha altri impegni nel pomeriggio. Cosa si ripropone Italia Viva in Puglia? Innanzitutto
risanare tutti quei settori che sono stati fortemente penalizzati dalla gestione Emiliano, e mi vengono in mente in primis l'agricoltura e la sanità. Quindi attraverso un nuovo piano per l'agricoltura che tenga conto innanzitutto dell'impegno che Teresa Bellanova sta mettendo in campo a livello nazionale, che ci consenta di utilizzare al meglio i fondi che provengono dall'Europa e dal governo anche per progetti di formazione altamente specializzata per i nostri giovani, che hanno bisogno di approcciarsi a questo nuovo modo, a questo settore che, ricordo a tutti, è sempre in grave deficit occupazionale. E ancora, in ambito sanitario, un nuovo piano di riordino ospedaliero che sia completamente alternativo a quello di Michele Emiliano, un piano di riordino ospedaliero che tenga conto non solo di pochi poli di eccellenza e, aggiungo, del Barese, perché questo è quello che sta avvenendo in Puglia in questo periodo: abbiamo una sanità che è sempre più baricentrica, e che invece tenga conto delle esigenze del territorio, delle province, dei comuni, attraverso la realizzazione di che cosa? Di poliambulatori, di ospedali di comunità, ma anche attraverso il semplice potenziamento di unità di pronto soccorso. Ricordo a tutti che abbiamo un pronto soccorso a Santissima Annunziata che serve ben 320.000 utenti. Ecco, questo in sintesi il nostro progetto. Però voglio semplicemente concludere, prima di passare la parola al Ministro Bellanova, io concludo chiedendovi ancora una volta, e per l'ultima volta, il vostro sostegno alla nostra candidatura. È semplice, basterà tracciare una X, una croce sul nome di Ivan Scalfarotto, un'altra sul simbolo di Italia Viva, e sui due righi accanto scrivere Angelini Scialpi. Io, per ovvie ragioni, cedo immediatamente la parola alla Ministra Teresa Bellanova, che ringrazio di essere qui. E rivolgo a tutti quanti voi un caloroso abbraccio. Grazie, grazie per l'attenzione che ci sta dedicando. In quest'ultimo giorno di campagna elettorale potete immaginare quanto sia richiesta la sua presenza in Puglia, su tutti i territori, e il fatto stesso di essere qui a Martina con noi a dimostrarci la sua vicinanza è per noi un segno di grande stima e di grande affetto. Grazie. E grazie a voi per essere qui. E grazie ai nostri candidati per questa grande battaglia che stanno facendo, che è anche una battaglia coraggiosa, una battaglia molto impegnativa, perché noi stiamo proprio in questi mesi, in queste settimane, nelle ore che ci separano dal voto, stiamo facendo una nostra campagna elettorale fondata sulle cose da fare. Perché votare Ivan Scalfarotto e votare Enzo e Antonella? Loro perché noi siamo costruttori di futuro, perché questa regione ha bisogno di cambiamento, ha bisogno di cambiamento nelle politiche e anche nelle pratiche, perché non si può avere una regione bellissima come la nostra, con tante ricchezze, così maltrattata. Prima di venire qui siamo stati a visitare una cantina, un'azienda agricola che produce vigneto, che ha recuperato anche vitigni del passato, che produce vigneti, che produce uva e trasforma in vino di altissima qualità. Ed è una struttura, come tante altre ce ne sono nel territorio, che è molto interessata al turismo, dove ci sono tante persone che vanno a fare degustazione, che vanno a visitare le nostre campagne, che hanno bisogno di essere ben mantenute. E invece c'è stata una regione che in questi anni ha dimenticato proprio di occuparsi di agricoltura, e quando se n'è occupata ha prodotto disastri, perché se solo pensiamo a quello che ha rappresentato, che rappresenta la xylella in termini di distruzione, non solo di produzione di olio extravergine d'oliva e quindi di ricchezza per quelle persone che attraverso gli alberi d'oliva hanno portato avanti le loro famiglie, la loro esistenza in modo dignitoso, ma anche del disastro dal punto di vista ambientale e quindi dal punto di vista turistico. Aver creduto nei no xylella e invece di credere nella scienza, di credere nella ricerca, ha comportato che da 200.000 ettari siamo arrivati a 600.000 ettari che sono completamente distrutti. E quelli che vengono qui, lo voglio dire anche a qualche mio collega ministro, che viene in Puglia per fare l'appello e dire Michele Emiliano il buon governo, io dico: ma siete proprio sicuri? Avete visto che cos'è l'uliveto,
in gran parte del Salento, fino ad arrivare alle porte di Bari, dove sembra che è passata la bomba atomica. Quelli che erano alberi bellissimi sono diventati tronchi secchi, dove neanche la legna si può più utilizzare. Allora, se quello è il buon governo, questa regione ha bisogno di qualcosa di completamente diverso, ed è per questo che noi sosteniamo questo progetto politico. Sappiamo che è difficile, siamo nati un anno fa, stiamo portando avanti una campagna per dire alle persone che cosa noi vogliamo fare, e quello che noi vogliamo fare è prenderci cura di questo territorio meraviglioso che è la Puglia, attraverso un rafforzamento del nostro manifatturiero, perché senza manifatturiero tante persone vanno a casa e non c'è un'alternativa, e quando non c'è il lavoro, non c'è il reddito, manca l'identità delle persone. E quelli che stanno con la pancia piena possono fare chiacchiere, le persone che perdono il lavoro cadono nella disperazione, loro e le loro famiglie. C'è bisogno di occuparsi di turismo, ma se tu non coltivi il territorio, se tu non metti le imprese agricole, agroalimentari, le imprese del vino, la pesca, nella condizione di poter accedere ai finanziamenti che sono pubblici perché finalizzati a creare sviluppo, se non le metti in condizione di accedere a quelle risorse, anziché avere le norme della buona coltivazione, tu hai l'abbandono delle terre, hai i giovani che scappano via, perché nell'industria dici che devi chiudere tutto, senza ambientalizzare e senza misurarti con un modo nuovo, che pure è possibile, di rendere compatibile la produzione e la salute delle persone. In agricoltura siamo oramai a rischio di restituire le risorse all'Europa perché si è stati incapaci, e anche l'ultimo bando, quello fatto esattamente in campagna elettorale, gli ultimi giorni per esibire una misura, hanno sbagliato anche quella, perché in questi anni anziché occuparsi di agricoltura si sono occupati di distribuire incarichi, di comprare il consenso attraverso personale politico che non aveva più funzione nei propri partiti, li hanno chiamati, uno l'hanno messo a fare il presidente dell'acquedotto pugliese, un altro l'hanno messo a fare l'ARIF, un altro l'hanno messo all'agenzia regionale per il lavoro, non ha creato lavoro ma tanto clientelismo sì. Allora noi abbiamo bisogno di contrastare questo modo di governare e di avere una politica che dice con chiarezza che il manifatturiero è importante per questa regione, che investire in agricoltura è importante, ed è importante i tempi in cui arrivano i finanziamenti, perché non c'è solo il rischio che restituisci le risorse, c'è il danno che produci se le risorse le dovevi dare 5 anni fa e a oggi ancora non le hai date, perché chissà che cos'è un'azienda, come a casa propria. Se il mattone non lo cambi quando si è rotto, rischi che poi devi cambiare il pavimento in tutta la casa, perché mano a mano salta tutto il resto del pavimento. E allora se un'azienda ha un progetto industriale, un progetto di sviluppo, è in quel momento che gli servono quelle risorse, perché 5 anni dopo quelle risorse rischiano di essere uno sperpero. Perché se oggi devi mandare il vino negli Stati Uniti d'America e non sei messo in condizione di mandare quel vino, e le risorse me le dai tra 5 anni c'è un mio concorrente o addirittura un altro paese, un'altra regione che mi ha sostituito, e quei finanziamenti non mi servono più. Allora il doppio danno che è stato prodotto da questa regione è quello di dover restituire le risorse e di non averle date nel momento in cui le imprese ne avevano bisogno, e se le imprese prendono finanziamenti sanno che devono creare sviluppo per il territorio, e attraverso quegli investimenti rafforzano anche le possibilità occupazionali. Perché come li vogliamo trattenere i giovani nel nostro territorio, nel mezzogiorno, se invece di sostenere le imprese, di sostenere lo sviluppo, di rafforzare il turismo, di incrementare le presenze anche in questa parte della regione Puglia, se noi non facciamo tutto questo, i nostri giovani possono certo rimanere, ma con quelle politiche populiste che gli danno 4 soldi per stare a casa con il reddito di cittadinanza per un certo periodo e poi rimangono senza niente. E i nostri giovani, io sono mamma e credo che come tutti noi voglio il bene di mio figlio,
e so che mio figlio, se avrà il reddito di cittadinanza, non avrà quello che lo fa sentire realizzato, avrà qualche euro in tasca, ma non avrà la possibilità di sentirsi gratificato per quello che fa e di sentirsi gratificato per i soldi che si guadagna, per le sue competenze e le sue professionalità. E allora noi dobbiamo trattenere i giovani nel Mezzogiorno, creando le condizioni perché i giovani non sentano il bisogno di andare via, e questo si determina se hai politiche di sviluppo e se hai un reddito dignitoso per questi ragazzi e per queste ragazze, esattamente quello che non è stato fatto, perché quando i soldi li tieni nel cassetto vuol dire che stai privando il territorio di avere nuove opportunità di lavoro. Quando sulla sanità nomini gli amici anziché le competenze, determini la situazione che è il contrario di quello che prevede la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione dice che la salute, come la formazione, deve essere per tutti, a prescindere dal proprio reddito, a prescindere dalla propria appartenenza. Ma se nomini gli amici, quelli che possono, passano dalle strade di servizio e arrivano ad avere l'accesso alla sanità. Quelli che devono andare a fare la fila sanno che magari una visita specialistica la potranno fare con mesi e di ritardo, se non addirittura anni. Allora è inutile che fanno le passeggiate adesso negli ospedali, che si mettono in un teatro per far firmare i contratti a persone che hanno il diritto di firmare quei contratti, perché il lavoro è un diritto, non è una concessione di chi momentaneamente si trova a svolgere una funzione pubblica. La salute è un diritto dei bambini e degli anziani, e noi ci siamo trovati nella condizione che di fronte al Covid, un'emergenza sanitaria come quella che ha attraversato il nostro paese e il resto del mondo, si è dovuto dire: se sei più giovane accedi prima alle cure mediche, se sei più anziano tu vieni dopo, se per caso si trova il posto. E questo è ignobile, e di questo bisogna farsi carico, perché la sanità, parlare di sanità significa parlare della vita delle persone. E tu questo lo affronti non solo se hai più ospedali, ma se hai le competenze che si occupano della sanità negli ospedali e nel territorio, se rafforzi la medicina di territorio, se fai gli investimenti giusti, perché non puoi andare a passeggiare a Taranto per dire che l'Ilva distribuisce malessere e poi non fare quegli interventi di ambientalizzazione che servono a rendere compatibile il lavoro e l'ambiente. Ecco perché noi siamo in campo con un progetto autonomo, ed ecco perché noi diciamo ai veri riformisti, altro che l'appello al voto disgiunto, noi diciamo ai veri riformisti che il voto utile è quello per Italia Viva e per Ivan Scalfarotto, perché noi diciamo alle persone effettivamente quello che vogliamo fare. Se vuoi fare l'ambientalizzazione, se vuoi ridurre l'uso del carbone, devi avere una fonte energetica alternativa di transizione, e questo è il gas. Però se tu dici che devi combattere il carbone, che devi chiudere l'Ilva, che non devi fare la TAP perché non deve arrivare il gas dall'Azerbaigian, tu stai dicendo che non vuoi fare nulla per lo sviluppo, e stai dicendo che non solo vanno via i giovani, ma devono riprendere la valigia di cartone anche i genitori di quei giovani, perché se rimangono disoccupati in un territorio che invece potrebbe dare tanta ricchezza e tante soddisfazioni, perché tante sono le imprese che ho incontrato in questi giorni, in questi mesi, imprese familiari, imprese di ragazzi e ragazze che si sono rimboccati le mani, che hanno detto: proviamo, proviamo a scommettere nella costruzione del nostro futuro. Però queste persone hanno bisogno di una politica che abbia il coraggio di non guardare solo a quello che gli conviene. Tanti hanno detto: stiamo di là perché altrimenti non avremmo le stesse opportunità di arrivare in consiglio regionale, di poter svolgere una funzione. Ma quello è mettere in vendita non solo la propria dignità,
ma una funzione alta come quella di stare nelle assemblee legislative per rappresentare non gli interessi e le soddisfazioni personali, per rappresentare gli interessi del territorio e delle persone che abitano quei territori. Allora noi lo diciamo, la nostra battaglia è più difficile. Per loro sarà più complicato arrivare in consiglio regionale, ma hanno scelto di stare dalla parte da dove stanno i cittadini, quelli che hanno bisogno di una politica coraggiosa, di una politica riformista. E il riformismo significa una cosa semplice, che non puoi dire sì a tutti. Non puoi dire passare da quattro stanze, incontrare quattro persone con richieste diverse e dire sì a tutti, perché stai prendendo in giro tutti e stai creando la situazione che hai creato. Hai fatto tante promesse, ma alla fine non riesci a stringere su una traiettoria che ti dice dove devi portare questa regione, perché questa regione ha bisogno di progetti e di visione, ma ha bisogno di persone che devono avere il coraggio di mettersi in campo e di mantenere questo forte radicamento con il territorio, perché altrimenti si pensa solo a se stessi. E questa è la politica che ha disgustato tante persone. Questa è la politica che ha disgustato tanti ragazzi e tante ragazze. Tanti mi dicono, ma noi siamo colpiti dalla tua disponibilità, dalla tua semplicità. E certo, e come dovrebbe essere? Perché c'è un momento che sali nel cavallo e devi sentire la responsabilità della funzione che svolgi, ma ti devi ricordare che da quel cavallo si scende, e quando scendi sei esattamente nella condizione in cui stanno gli altri. E questo dipende dall'etica che devi avere, perché non si possono avere 20 etiche, 20 valori diversi. Devi sapere che sei uno come gli altri e che ha la fortuna di svolgere una funzione attraverso la quale puoi migliorare o peggiorare la vita degli uomini e delle donne. E noi siamo candidati per questo, perché vogliamo prenderci cura di questo territorio bellissimo al quale sono state negate tante opportunità in questi anni. Noi vogliamo dire che questa regione non si deve occupare per distribuire e per sprecare qualche milione di euro per finanziare poche coppie che si vanno a sposare, ai quali facciamo tutti gli auguri in queste settimane. Noi vogliamo prenderci cura delle famiglie, noi vogliamo creare quelle opportunità di lavoro dove le donne non devono essere sacrificate a stare chiuse a casa quando avrebbero voglia di andare a lavorare e tante competenze da mettere a disposizione della comunità. Ma per fare questo devi costruire servizi, non devi dare incarichi, devi investire sui servizi sociali. Devi investire su quelle misure di sviluppo che devono creare le opportunità per andare davvero a lavorare e produrre ricchezza e anche benessere, perché in una coppia, se si ha voglia di lavorare e lavorano marito e moglie, si vive meglio, si vive con maggiore serenità, perché i soldi non sono tutto, ma quando i soldi non ci sono la disperazione è tanta. Allora noi dobbiamo farci carico di queste situazioni, e per questo diciamo, lo sappiamo che vi chiediamo una scelta di coraggio. Gli altri dicono vince quello o vince quell'altro. Francamente, per quello che mi riguarda, o vince Emiliano o vince Fitto sono qualcosa di già provato, non c'è alcuna differenza, perché se uno vede Fitto sa che cos'era, se vede Emiliano vede tanto personale politico che stava con Fitto e che stava con le forze di centrodestra. E nessuno ha la possibilità di darci lezioni di sinistra, perché se quella coalizione è di sinistra, mi devono dire l'antifascismo dove si colloca. Brava. Una coalizione che si porta appresso il sindaco di Casa Pound, di quelli che salutano con la mano alzata, con il saluto fascista, quelli sono la sinistra. Ma non vi vergognate, dico a quelli che vengono dalla mia stessa provenienza politica, ma non vi vergognate a dire che è centrosinistra quella coalizione dove si è imbarcato il peggio che si poteva imbarcare, fino alla peggiore destra, perché Casa Pound è questo, è la peggiore destra, è la negazione della democrazia e di quello che prevede la nostra Costituzione. Allora io l'invito che vi voglio fare è esattamente quello di dire noi
dobbiamo davvero sentirci tutti candidati. Per noi è più difficile, la stampa ci dà meno spazio, le televisioni ovviamente ci misurano se prenderemo lo 01, se prenderemo lo 02, prenderemo quello che i cittadini pugliesi decideranno di consegnarci nelle urne, perché i voti si contano dopo che le persone hanno votato. Ma da qui a lunedì alle 15, quando si chiudono i seggi, io vi chiedo se davvero pensate che in questa regione bisogna seminare un po' di buona politica fatta di facce pulite, di persone che il giorno dopo, se non vengono elette, hanno il loro ruolo e il loro compito nella società, hanno di che cosa fare, non dipendono dalla politica. Se pensate che c'è bisogno di queste persone nelle istituzioni, se pensate che i vostri ragazzi e le vostre ragazze non devono andare con il cappello in mano al notabile di turno per chiedere per favore di avere qualche giornata di lavoro, se pensate che il lavoro è un diritto e che per costruire il lavoro non basta le chiacchiere, anzi non servono proprio le chiacchiere, che per creare lavoro c'è bisogno di politiche coraggiose, c'è bisogno di idee, c'è bisogno di politiche di sviluppo, c'è bisogno di un'amministrazione che funzioni, dove devono stare i migliori per far funzionare meglio la macchina e per far arrivare le risorse nei tempi utili all'azienda. Se pensate che c'è bisogno di questo, dateci una mano. E avete questa volta un'opportunità, non perché lo ha scelto il Presidente della Regione Puglia, perché lo ha scelto una battaglia che abbiamo portato avanti e che personalmente ho condotto, che è quella della doppia preferenza, perché la Regione Puglia, nel momento in cui doveva riconoscere alle donne la possibilità di avere la doppia preferenza, di poter votare un uomo e una donna, ha deciso con in testa Michele Emiliano, l'opposizione che faceva la sua parte per non farla approvare, e Michele Emiliano che ha fatto mancare insieme ai suoi consiglieri il numero legale. Poi vanno a chiedere il voto alle donne perché il voto delle donne è importante. Ricordatevelo quando andate a votare. Non ritenevano voi degne di poter esprimere una preferenza anche per una donna. Allora avete questa opportunità domenica e lunedì quando andate a votare. Votare un uomo e una donna e votare la lista d'Italia Viva con Ivan Scalfarotto. Io vi chiedo caldamente di farlo, perché non lo so che percentuale avremo. Sicuramente noi il giorno dopo le elezioni continueremo a stare nel territorio e continueremo a seminare la politica riformista della quale siamo convinti, perché questa regione non può morire per l'incapacità e per la mancanza di coraggio delle classi dirigenti. Questa regione ha il diritto di costruire un futuro dignitoso per i propri abitanti e in primo luogo per i ragazzi e le ragazze che non devono essere costretti ad andare via. Ora questo è nelle vostre mani. Noi facciamo quello che si può per cercare di far conoscere i nostri programmi e i nostri candidati. Il resto lo dovete fare voi e i cittadini di questa regione. E io spero che da lunedì il programma del riformismo in Puglia possa essere più forte e possa essere presente nelle assemblee regionali e anche nei tanti comuni dove si va al voto. Avete conosciuto il coraggio, la forza, la passione di Teresa Bellanova, l'unica donna che rappresenta degnamente la Puglia in seno al nostro governo nazionale. Grazie, grazie davvero. Io sono certo che grazie al suo esempio, al suo coraggio e all'impegno di tutti quanti noi, il seme del riformismo che stiamo piantando oggi prima o poi porterà i frutti anche in questa regione. Grazie, grazie ancora. Sarà una sfida coraggiosa, ma a noi il coraggio non manca. Grazie.